Ciao ragazzi, io sono Red e oggi parliamo di fumogeni. In particolare risponderemo alla domanda: sono utili o no? Wow! Sigla. Hai finito di fare del casino durante il set? Puttana. Visto che l'ultimo video gli è piaciuto quando ci diciamo su, quindi andremo avanti a far finta di odiarci. Oggi analizzeremo tre modelli diversi di fumogeno. Il primo è quello economico che trovate pressoché ovunque e gli altri due invece sono della Enola Gay. Gay. Io sono gay e questo commento non mi offende. Partiamo dal più economico, ci muoviamo su quello un pochino più simpatico e finiamo con il bombardone. Ancora prima però di parlarvi di che cosa fa questo bellissimo cippardello, parliamo brevemente del fumogeno e dell'utilità che può avere in campo. Prima di tutto, il fumogeno è una sottospecie di cortina di fumo che voi andate a utilizzare per evitare che il nemico veda i vostri movimenti. Per esempio, se siamo bloccati dietro una copertura, abbiamo bisogno di spostarci, ma abbiamo più nemici che ci stanno sparando, possiamo usare appunto il fumo generato da uno di questi per coprire la nostra ritirata o anche la nostra avanzata, nel caso vi si voglia pushare. Ti aspetto! L'abbiamo girata 20 volte e questa era la migliore. Ma il fumogeno è anche utile per segnalare agli altri alleati che sono insieme a noi la presenza di nemici in determinati punti del campo da gioco. Infatti, se abbiamo un gruppo nemico in un determinato punto, non solo possiamo tirargli addosso un fumogeno in modo tale che crei confusione all'interno del campo, principalmente dal loro punto di vista, ma anche per segnalare ai nostri alleati, senza doverli chiamare per radio, senza riuscire esattamente a spiegargli dove il nemico è situato e quindi sostanzialmente a rendere nota la loro posizione a tutti e impedirgli di sparare indietro in quanto non vedranno niente, il fumo gli entrerà negli occhi e moriranno asfissiati. Quindi andiamo ad analizzare brevemente i vari modelli e capiamo che differenza c'è fra il più economico fino a quello più ciccione, bombardone, incazzato e tutto il resto. Questa è la versione più economica, a differenza degli altri due però ha una cosa molto figa, ovvero quando andiamo a rimuovere i tappini, sempre che se mi esplode, pensa se mi esplode il fumogeno in mano in negozio, ci si diverte un botto. Sotto il tappino rosso troviamo l'innesco che va grattato come i fiammiferi con il tappino invece che stava qua sotto, che come vedete è fatto in simil carta vetrata e quando lo andate a strusciare contro di esso lo va a ignitare. Stavo per mettere il tappo con la carta vetro sull'innesco. Kaboom. Yes, Rico. Kaboom. Ne approfitto per avvertirvi che soprattutto con questi che fanno una bella fiammata dovete stare molto attenti, perché per generare il fumo c'è un bel fiammone che ne esce, quindi se ve lo tenete vicino alle mani, vicino alla faccia, vicino al resto, sono sostanzialmente dei petardi e possono fare molto 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 male. Questo ovviamente è il più piccolo, significa che più economico è il fumogeno, più sostanzialmente il fumo che genererà sarà minore, quindi la copertura che ne avrete, il tempo che avrete per essere in copertura o per incasinare il vostro nemico sarà minore. Alcuni di voi adesso si stanno chiedendo: ok, ma che differenza sostanziale c'è tra questo piccolino e gli altri? Ve la vado a spiegare io. I fumogeni si differenziano infatti tra di loro per prezzo sostanzialmente in base a due caratteristiche principali: il tempo che ci mettono a tirare fuori il fumo dal cilindro, quindi quanto velocemente possono darvi copertura, e per ovviamente la quantità di fumo che vanno a buttare fuori. Questi due fumogeni qui infatti sono più che altro per segnalazione, come dicevo prima, ovvero non offrono una copertura gigantesca sostanzialmente ed è più che altro utile per segnalare dove il nemico sta sparando o coprirvi un minimo in quanto vanno a creare un po' di confusione davanti ai suoi occhi. Non è questo qui che è un pochino più piccolo della Enola Gay, ovviamente è un pochino migliore di questi che sono abbastanza economici e al lato positivo che butta fuori un pochino più di fumo e un pochino più velocemente. Come caratteristiche principali ha che il tempo di innesco è di 2 secondi e butta fuori fumo per 100 secondi. Ovviamente però se siete al chiuso questi due fanno al caso vostro in quanto vi creano abbastanza fumo per rincoglionire completamente il nemico. Mi raccomando, mi dissocio dall'utilizzo di questi affari in situazioni non protette e non controllate, soprattutto se non permesso dal campo, nel dubbio. Vi ho dato tutte queste informazioni perché adesso che passiamo ai bimbi grandi, ovvero le G18, che è una bomba, capirete meglio la differenza che c'è tra un fumogeno da segnalazione e un fumogeno d'assalto. Già la parola d'assalto e via, niente. Continuano a cercare di ammazzarsi qua davanti. Questo non so se ce lo posso mettere. Anche se questo fumogeno ha gli stessi parametri del suo fratellino più piccolo, ovvero tempo d'accensione di 2 secondi e durata del buttare fuori del fumo di 100 secondi, ha il triplo della polvere dentro, il che significa che la quantità di fumo come corposità, come grandezza che ne esce è il triplo. Vi offrirà quindi uno scudo colorato che bloccherà completamente la visibilità del nemico e vi permetterà di sgattaiolare dove preferite all'interno del campo.
Per riprendere quindi la domanda che vi ho fatto a inizio video, i fumogeni sono utili? Assolutamente sì, ragazzi, anzi sarebbe bene tenerne uno da segnalazione e invece uno da salto, in modo tale da avere una copertura perfetta e potersi adattare perfettamente alle varie situazioni che potreste trovare in campo. In sostanza il fumogeno è un po' come il goldone, come il preservativo, è meglio averlo e non averne bisogno che averne bisogno e non averlo. Ultima chicca finale, ovviamente quando dovete fare le foto questi affari sono... Tra l'altro, ultima nota finale, Enola Gay lavora nel campo del cinema, quindi producono questi bambinoni anche per quelli che fanno tutti i robot incredibili con le videocamere spaziali. Bene ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dirvi. Vi ricordo di guardare in descrizione, ci sono i link in descrizione di tutte le cose di cui ho parlato, i link Instagram, sono arrivato a 300 iscritti, siete tutti voi, io non faccio sponsorizzazione di nessun tipo. Continuate a iscrivervi, come vedete stiamo pian pianino buttando sempre fuori nuove cose, siamo arrivati a 5.000 iscritti, non pensiate che non l'abbia visto, questo sabato esce lo speciale, sono abbastanza sicuro che vi piacerà un sacco. Stay angry. Boom.